Benvenuti a Piana degli Albanesi per la terza sagra del Cannolo. Ma la sagra indubbiamente è un momento di importante intanto per il sostegno che noi diamo alle nostre attività produttive legate alla pasticceria tradizionale tipica. Questo è un momento particolare perché siamo arrivati alla terza sagra importante, sostenuta nelle edizioni precedenti con iniziative di marketing particolari. Se pensate a quanto successo hanno riscosso le dimensioni giganti dei primi due cannoli nelle edizioni del 2003-2004, potete ben capire come quest'anno si è pensato ad una testimonial, ad una serie di eventi collaterali alla degustazione che potesse dare ancor più spazio comunicativo e visibilità all'evento, che è cresciuto indubbiamente, che rappresenta per noi un motivo di vanto, credo che sia una delle manifestazioni più importanti che si fanno nella provincia di Palermo, senza tralasciare il ruolo importante della provincia, di altri sponsor che con noi hanno voluto l'iniziativa e sostenuto, la Banca di Credito Cooperativo di Altofonte, Cusumano Vini, sono tutti sponsor che dandoci il sostegno dimostrano quanto questo evento sia importante. La provincia sempre presente con l'assessore alle attività produttive. Sì, è importante essere oggi qua perché continuiamo un percorso insieme alle amministrazioni comunali che è quello di valorizzare le produzioni tipiche locali, ma soprattutto su una produzione delle stesse nei mercati internazionali, e quindi noi speriamo che con la presenza oggi di Milena Trevisan a Piani Albanesi potremmo esportare questo tipo di mostre e che il nostro cannolo, che è un prodotto tipico di questa terra, possa veramente conquistare mercati ben più ampi di quelli siciliani. Sento una testimonia un po' gustosa, come si può dire. Sono d'accordo. Miriana, un saluto agli amici di Fashion tramite un bacio, me lo prendo io e lo rivolgo a tutti. Assolutamente, un bacione a tutti, eccolo, sta per arrivare, pronti, via! Assessore Lo Iacono, una manifestazione riuscitissima. Ma quali sono gli altri programmi per la stagione 2005? Allora, per la stagione 2005 già stiamo preparando la Santa Pasqua, che è diciamo l'evento clou turistico che si svolge a Piana degli Albanesi, per il nostro, diciamo, sia per il nostro rito particolare, la nostra lingua e anche per i nostri bellissimi costumi. Infatti proprio il giorno di Pasqua c'è un defilé con i costumi, diciamo, tipici arbrèche di Piana, e poi viene sorteggiato il Bresi. Il Bresi in pratica è una cintura d'oro placcata in oro originale che viene fatta manualmente, artigianale, e ogni anno si sorteggia questa sorta di Bresi. Tra l'altro noi abbiamo fatto una grande operazione di marketing, di pubblicità, per fare conoscere, diciamo, le nostre risorse, sia il nostro patrimonio enogastronomico come con questa sagra del Cannolo, sia il patrimonio, diciamo, artistico culturale di Piana. Come ho già detto, noi il nostro rito è particolare, infatti siamo tutelati dalla legge sulle minoranze etnico-linguistiche. Dopo la Pasqua avremo, diciamo, la festa del patrono di San Giorgio, e poi subito dopo avremo l'estate, che ci saranno due mesi di manifestazioni dove ci saranno tante manifestazioni sia folcloristiche con i nostri, diciamo, con i nostri usi, con i nostri riti e costumi, sia concerti di una certa attrazione per fare incrementare le nostre attività produttive. Quindi siamo fiduciosi nella buona riuscita della manifestazione e spero che vada bene.